Lana, Michael Thompson dovrà competere in un match di coppia, ma ormai il match tra Gufo e Thompson è praticamente sancito per WrestleMania. Abbiamo ascoltato le parole di Michael Thompson, insomma ha detto che nel favore del gruppo si è sbagliato sul suo conto. A WrestleMania probabilmente la resta dei conti. Ovvero Penna, che settimana scorsa è rimasto a bocca asciutta di fronte alle parole di un Alexander che è tornato, a quanto pare la più principale ragione per la quale è tornato Alexander, ovvero è Penna. E mi sembra, perché? Perché secondo Alexander Penna non è un malato terminale, dietro quella maschera c'è un uomo sano, c'è un uomo sano in quanto non è un malato terminale, sembra stia fingendo, almeno sentendo le parole di Alexander. Staremo un po' a vedere poi cosa accadrà. Eccolo qui Alexander, suo ingresso molto bello, la sua tensonga, Monsters del Skilla. Attenzione, attenzione, c'è appena giunta la notizia che questa sera Steve Andrew affronterà Mike Emmett, ragazzi. Questo invece è Mr. Gufo per completare il quartetto. Dunque, prima del main event tra Nemor e Refar, due campioni massimi, abbiamo il match tra Steve Andrew e Mike Emmett, indetto proprio da Crocs. Qui sarà c'è il zampino di Gian Pranzo, secondo me, eh. Thompson fissa con occhi alquanto odiosi il suo avversario e anche il suo avversario di WrestleMania probabilmente. Si può cominciare, iniziano Thompson e Alexander. Insomma, tutti e quattro sono forti fisicamente. Thompson è quello che è più basso e quindi ha qualcosa da qui concedere, però insomma anche lui in quanto riguarda la potenza fisica ha pochi rivali. Alexander qui neckbreaker molto bene del Monster Skiller, ovviamente c'è la Ben. Entra Mr. Gufo, attenzione, primo scambio tra i due, Thompson no, lo lancia le corde, ma guarda Alexander, no dai, cioè questo Alexander che sembrava essersi posto contro il Nil, a quanto pare invece è un Nil anche lui, o almeno adesso stando questa fight con Ben, che però non ha risposto alle parole di Gufo, scusate, però di Alexander. Qui il gatta ci trova, sta di fatto che oggi questo tag team, insomma, le risposte non ci verranno date sicuramente. Vedremo se a WrestleMania, insomma, Alexander riuscirà a battere bene, probabilmente nel posto WrestleMania ne sapremo di più. Oh, qui intanto belli, power dance slam da parte di Michael Thompson proprio sul suo rivale.
parla di WrestleMania 2, il grande odio tra i due, soprattutto tra, ma adesso tra Thompson e Gufo, perché Gufo l'ha tradito, quindi ha raggiunto il suo obiettivo, mentre Thompson insomma è stato tradito, dunque vorrà sicuramente vendicarsi, e due se ne stanno dando di santa ragione sinceramente, Thompson senza troppi fronzoli lo lancia all'angolo ed entra forse bene, mi sa c'è il touch, no, entra a fare Gufo qui, Atomic Drop, ottima manovra quella di Mr. Gufo. Pensare che Gufo 2 anni fa era nel main event di One at Holly a Fantastic Vendor, aveva il 90% del pubblico a favore. Com'è strana la vita, com'è strana che, cioè, pensare che Gufo con Thompson anche in coppia era tifatissimo, non è come dice lui che non era rifato, qui Venna lo fa carambolare all'esterno, lo fa volare all'esterno, attenzione qui Gufo se la prende anche con Venna e backdrop addirittura contro i radoni. Gufo sta diventando sempre più pazzo secondo me. Prima dice cosa senza senso, perché io do la ragione totalmente a Thompson. Cioè, è vero, Thompson è tornato, voleva già vincere due coppia. Però, insomma, ha dato anche importanza a Gufo, al fatto che Gufo stesso ha dato importanza a Thompson durante la sua assenza. Comunque, ha portato in alto il suo nome, ha detto Gufo. Ed è vero, c'è da riconoscerlo questo. Però poi, non puoi, insomma, tradire il tuo migliore amico soltanto perché pensa a vincere. E qui siamo nel mondo del wrestling, è normale che uno pensa a vincere. Poi chiaramente dai, non penso che Thompson non abbia pensato, non abbia dato importanza al suo tag team partner. Qui intanto mossa di coppia bellissima di Alexander Gufo, si intendono bene due, attenzione Alexander, bravo Thompson in questa circostanza, tenta una condizione di entra a fare Alexander, mi sembra un po' più in forma rispetto all'irlandese, viene messa all'angolo, diventa a fare, bravo Thompson, parla del colpo, Alexander qui lo atterra con questo braccio teso, ben portato, e ancora serie di colpi devastanti, Michael Thompson viene lanciato, Alexander è in grande, grande dominanza di questo match, protezione all'uppercut prima di Thompson, poi questa leg lock, poi decide di far entrare finalmente Venna che è più fresco, finalmente Alexander però subito va a prendere, Venna è più fresco, lo dimostra adesso atterrandolo, Venna deve sfruttare, però deve sfruttare la sua maggior freschezza anche se è stato colpito in precedenza da Gufo, un quel backdrop, oh intanto qui attenzione, manovra particolarissima, quella del giapponese, nella razza del giapponese che fa segno con la Spinebuster, è un Ben che forse è quasi pronto addirittura con la sua vertebreaker, la sua manovra micidiale con il suo suplex a pile driver, attenzione ancora Venna, stavolta viene allontanato, forse c'è il cambio, no, Alexander decide di rimanere in ringa proprio per darci una preview, un aperitivo di quanto può accadere a WrestleMania, attenzione anche perché penso che anche questi due andranno a togliere a WrestleMania, non è stato sancito o decretato ufficialmente il match, ma è quasi certo, Neckbreaker del Monster Killer che ora, oh vuole l'Omega Driver, vuole l'Omega Driver, no, oh io non accettiamo, incredibile la palabra di Dante questa, schieramento 1, 2, ah solo due, si continua, allora attenzione, Cordon Rec, no vuole far cedere Venna, vuole far cedere Venna, incredibile, Thompson qui deve intervenire, interviene però l'ultimo, si buffa un po' in ritardo sinceramente, adesso Venna tenta di reagire lui, Alexander però insomma Venna in grande difficoltà, attenzione, no se lo carica, oh mio dio se lo carica, Spinebuster al volo, mamma mia, dopo un sollevamento a gorilla press, a military press, incredibile, schieramento 1, 2, c'è il kick out di Alexander, parla di colpo ancora lui, Ben, oh Vertebreaker, la migliore manovra di Ben, e va segno Ben, se Gufo non interviene forse vince, no c'è il break, erroraccio qua di Ben, voleva schienarla a tutti i costi facendo prevedere in quel modo le parole e sudate i fatti alle parole, attenzione Polichamber che prova a colpire Alexander, Thompson però se la prende anche con Gufo, insomma dopo avremo due grandissimi match tra Stevendro e McKemmet e poi il main event tra Ernemor e Reform, mamma mia
un champion contro un champion versus champion match. Attenzione, oh, lei ha negli occhi di Gufo. Dite negli occhi di Mr. Gufo. Si comporta da heel perfetto adesso, eh. Attenzione, Tito Will Style Slam di Thompson. Se penso voglia chiudere, ma c'è anche Gufo là. I due se ne danno santa ragione, eh. Attenzione anche alla velocità di esecuzione di Michael Thompson. È molto bravo, oh, mi dai qui di Gufo, X Bomber, ma vuoto. Vuoto con l'X Bomber. Allora Thompson lancia all'angolo, no, è batta. Ma Thompson qui è pronto a chiudere, ma c'è il Gufo qui che tenta il comeback. Thompson non glielo proibisce. Allora qui niente da fare, un sopraccio teso. Tito Wilson Slam. Di nuovo, braccio teso una volta, attenzione, stavolta c'è. Stavolta Gufo lo va a prendere. Gorilla Press Slam, lo fa scagliare alle spalle. E poi questo big splash direttamente sulla schiena. No, schiamento così, dai. Uno, due, e c'è il Venna che interviene, blocca il tutto. Thompson butta al suolo il suo avversario. Attenzione! X-Bomber, la sua asciata. Che botta, ragazzi. Qua Gufo gran parte del match nelle mani, eh. Match che dura ormai da 6-7 minuti. Però Gufo mi sembra in vantaggio adesso. Gufo mi sembra in vantaggio. Attenzione, lo gira. Lo gira. Forse vuole dare. Vuole permettere a Alexander di dare il colpo di grazia. Ma attenzione a Thompson. Anche lui lo lancia all'angolo. Niente da fare. Gufo non permette il cambio. Ma c'è Venna che lo blocca. La Thompson qui, ginocchiata all'addome. E poi il Polish Hammer, no, con la Sassuolo. E lo drop allora di Thompson, che va a dare il tag a Venna. Venna qua è pronto, secondo me. Yokuza Kid che va a vuoto. Gufo se lo carica, no, niente da fare. Venna la lontana, spam basta, no, gli scivola alle spalle. Venna di nuovo, braccio teso devastante. E questa è una accettata niente male. Ed ora Kimura Lock. Kimura Lock, ma siamo troppo vicini alle corde. Sì, ma intanto gli ha fatto male al braccio per evitare eventuali contrattacchi. E infatti Spinebuster. Spinebuster qui di Venna. E qui Venna è pronta a chiudere. Qui il Gufo infatti va a dare il tag. Va a dare il tag Alexander, che non si accorge. No, sì, se ne accorge. E il Vertebreaker lo evita. Braccio adesso invece Power Slam. Alexander è in grande spolvero, ragazzi. Non ho mai visto così Alexander. Qui lo blocca, forse siamo pronti per chiudere. E infatti, di nuovo, e Cordon Rec, qui Ben deve cedere. No, ma c'è Thompson di nuovo. Il Gufo però doveva fare maggior guardia, una guardia migliore. Non ha coperto bene il suo rivale. Allora Spinebuster di Venna su Alexander, che penso lo potrà anche chiudere in questo modo. No, prima lock tag, sì, entra Thompson, ma va vuoto Thompson, che però lo blocca, serie di colpi. Thompson è propenso a chiudere il match, penso, in un men che non si dica. Mamma mia, lo stende, e lo troppo addirittura. Alexander è già in piedi, oh mio Dio, se lo carica Body Slam di Alexander, che forza allucinante. E poi che può fare? Peppa di troppo alla sua maniera. Alexander è pronto veramente a distruggere tutti. E c'è il tag anche per Gufo, che entra velocemente. Sbaglia anche Gufo. Thompson, attenzione, serie di colpi devastanti, ma Gufo lo blocca. Attenzione, non ci credo. No, la big ending di Mr. Gufo, il grande finale che va a schienare il suo avversario WrestleMania. 1, 2 e 3. Gufo schiena Thompson, clamoroso. Cioè, ma con Thompson nei match di coppia perde sempre, così come settimana scorsa, perde anche questa volta. Stavolta schienato però dal suo avversario di WrestleMania, Mr. Gufo.
queste immagini possiamo passare, tra poco torneremo sul ring dove Crocsa ci aspetterà, visto che dovrà parlare a Lori Holm. Need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even in starstruck, humble through opportunities given despite the fact the many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, but to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had the stupidest verses, dude, it's the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard you fucking with S-Dot. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember. Invece è il general manager di Civilization, Carmine Rocks, che insomma settimana scorsa ha ascoltato le parole del presidente, del proprietario della WWF, colui che è stato proprio assunto dal JM Crocs, cioè Crocs a sua volta da John Pranzo, ovvero Oddi, un Oddi che ha sancito il match tra Crocs stesso e Roxton in quel di WrestleMania, che però insomma ha esagerato secondo me Oddi, dando questo match a un Crocs che non è più un lottatore, non lotta più ormai come un tempo. Carmine Crocs è pronto probabilmente a riferirsi a Lori Oddi, visto il suo annuncio di settimana scorsa, nel quale appunto Crocs sarebbe andato a WrestleMania contro Roxton in un Your Fire match. Si poteva far attendere il presidente, il proprietario. E i due sono faccia a faccia, il presidente e il JM. Mamma
mia ragazzi, che parole quelle di Oddi. Il Crocs lo sta supplicando, lo sta addirittura supplicando. Ma Oddi è deciso, ha già preso la sua decisione settimana scorsa. In quel di WrestleMania, Crocs, il general manager, affronterà uno dei suoi, diciamo, lottatori, Roxon, in un Your Fight match. Chi perde verrà licenziato.